architetti, ai geologi soprattutto, perché lì è un terreno che dalle carte risulta un terreno dove è altamente sconsigliabile fare nuove edificazioni. Quindi noi non possiamo ricostruire più le scuole lì. Per cui i criteri devono essere individuare un terreno del comune, di proprietà del comune, che è geologicamente sicuro, perché il primo parametro, dopo tutti gli eventi che si sono verificati nel nostro territorio, il primo parametro è l'indice geologico. Non c'è verso, per cui perché avevamo pensato di smantellare i tromboni e farci la scuola lì che potesse giocare con la natura? Perché quella parte di Santa Croce è tra l'altro il terreno di proprietà del comune, geologicamente è in fascia A, quindi è il territorio geologicamente migliore per quanto riguarda la costruzione di nuove edificazioni. Ovviamente quel territorio poi scende dove stanno le attuali strutture provvisorie. Per cui la proposta è la seguente: faremo un referendum, decideremo tutti quanti insieme se costruire una scuola ex novo, e vi ho spiegato quale location abbiamo immaginato, oppure stare qui in questa struttura provvisoria, ovviamente togliere il cartongesso e fare una struttura definitiva. Anche qui chiedo scusa se qualcuno si è offeso quando ho parlato della scuola. Ricordo che ci sono serviti 300.000 euro per espropriare quei terreni, poi dall'Australia, dal Canada, dal Giappone e dagli Stati Uniti sono arrivati 4 milioni di donazioni. Perfetto. Che cosa ho detto e mi sono permesso di dire, e chiedo scusa per questa cosa qui, dico: uno che c'ha a disposizione 4 milioni e 300 mila euro non fa la struttura in cartongesso, perché supponiamo che domani mattina casa mia crolla e voi siete così buoni che mi fate una donazione di un euro a testa, mettete da parte 200 mila euro e dite: caro sindaco, siccome ti vogliamo bene, questi sono i 200 mila euro di donazione. Io improvvisamente impazzisco e mi faccio la struttura in cartongesso e dopo 4 anni vi dico: ragazzi, ho fatto la struttura in cartongesso, devo fare la manutenzione, non c'ho soldi, come devo fare? E voi mi dite: ma scusa, ma noi 200 mila euro te li abbiamo dati perché non ti sei fatta la struttura definitiva. Questo è stato il ragionamento che ho fatto sui 4 milioni e 300 mila euro. Io non metto in discussione, è un'opera bellissima. Certo è, noi con 4 milioni e 300 mila euro, soldi non nostri, maggior ragione, soldi dati dalla solidarietà di tutto il mondo, abbiamo fatto una struttura in cartongesso quando con gli stessi soldi potevamo fare una struttura provvisoria. Io dico questo, sono stato 3 giorni tacciato come presuntuoso, arrogante, schizofrenico, malato, irrispettoso di tutti quelli che hanno fatto solidarietà. Se è così, allora confermo che sono scostumato, delinquente, sono tutto quello come sono stato tacciato. Va bene così, questa è stata una piccola considerazione, una parentesi della scuola, che decidiamo insieme. Prossime settimane lanciamo un referendum, perché la scuola non è di questa amministrazione, la scuola è di tutti quanti. Il depuratore, anche qui c'è il finanziamento sopra di 750 mila euro. Io rimprovero la mia struttura tecnica, che è troppo veloce rispetto alla burocrazia regionale e nazionale. Noi siamo pronti ad appaltarla domani mattina, manca l'ultima firma della PQ. Nel frattempo la seconda vasca stava franando, il sottoscritto insieme al geometra Molinaro si sono presi la responsabilità dei lavori di sommurgenza. Abbiamo dovuto fare 45 micropali senza copertura finanziaria, 45 micropali fatti 2 mesi fa, per consentire la seconda vasca di non franare e per salvaguardare il finanziamento di 750 mila euro. E se non troviamo questa copertura finanziaria, io e il geometra Molinaro penso che ci dovete trovare non più in comune ma da qualche altra parte. Sanità e servizi sociali, stiamo aspettando i Leana Argentini, perché noi era il secondo progetto ambizioso insieme alla scuola, vi ricordo che era la casa dopo di noi. Stiamo aspettando che ci dà l'ok, ci vista il giorno per venire a Santa Croce di Magliano. Poi bellissima per quanto riguarda le pari opportunità, le politiche sociali e giovanili, il progetto Cyber Friends. Penso che in un anno i 500 euro, i soldi spesi nel migliore dei modi da parte della nostra amministrazione, è stato in questo progetto. Faccio
I complimenti al consigliere Petruccelli, Anna Petruccelli, che anche con tutta la sua gravidanza che porta veramente bene, ha seguito questo progetto in un modo eccellente. Abbiamo fatto la giornata, giornata a Santa Croce con la partita contro il bullismo, poi siamo stati in comune con una rappresentazione di teatrale di Renato Curci e giovedì scorso gli alunni del liceo scientifico si sono esibiti nella parte finale del progetto Cyber Friends, si sono esibiti al Teatro Savoia. Guardate che è stata un'amplificazione culturale e d'immagine per la nostra comunità e per la nostra scuola bellissima. Siamo stati con la provincia, con l'Unione delle Province, questo era un progetto europeo insieme ai comuni come Boiano, Termoli e Campobasso, che martedì scorso per la prima volta loro sono venuti nella nostra scuola e sono venuti a fare le prove al liceo. C'è stato un movimento bello, intenso, i ragazzi del liceo sono stati fantastici. Abbiamo istituito l'albo degli operatori OS, ci sono solo 3 iscritti, non va bene, veniamo a iscriverci al comune, perché questo è un albo che girerà all'interno delle strutture che richiedono queste figure professionali. Tra l'altro riceviamo continuamente, giornalmente, chiamate da cittadini che hanno questa qualifica, che non sono residenti a Santa Croce di Magliano, che ci chiedono come abbiamo fatto ad istituire questo albo degli operatori OS, perché questi sono cittadini che comunque hanno speso dei soldi per la propria formazione e per questo percorso professionale, che non meritano un albo soltanto comunale, bensì un riconoscimento che deve essere necessariamente regionale. Abbiamo lanciato il progetto Nonno Vigile. Ora, il Nonno Vigile, che noi l'abbiamo lanciato, ma non ha aderito nessun nonno, consentitemi la battuta, perché i nonni hanno costruito l'Italia e ancora oggi ci mantengono, e quindi grazie di cuore. Vi chiedo un ulteriore sforzo e aderite a Nonno Vigile in modo tale che a settembre diamo una mano ai nostri vigili, perché se no resta così. Noi il nostro l'abbiamo fatto, la parte burocratica è stata terminata. Vi chiedo uno sforzo e una mano per collaborare e aderire al progetto. Attività produttive e agricoltura. Stiamo individuando la zona per poter fare il villaggio degli agricoltori. A settembre parteciperemo all'Expo, una settimana il comune di Santa Croce ha aderito a Città dell'Olio. Là dobbiamo andare in blocco, faremo i pullman con le nostre aziende agroalimentari, staremo là all'Expo di Milano per valorizzare i nostri prodotti, per valorizzare la nostra cultura, il nostro territorio. Per questo c'è bisogno di una comunità ovviamente unita. È partito il percorso per la formazione di cooperative. Dobbiamo definire i gruppi di lavoro con Conf Cooperative, con l'Università con l'Università del Molise e la Camera di Commercio. Faremo degli studi di fattibilità per l'agricoltura, per l'artigianato, per la cultura e per il sociale. A partecipare agli incontri di questa associazione tutta al femminile. L'associazione è tutta al femminile, ma è aperta a tutti. Io ho partecipato all'incontro sulle fontane, su questo gioco che è stato fatto della donna e la valorizzazione delle fontane. È un percorso affascinante, credetemi. C'ha degli input e delle proposte culturali che veramente vanno in ottica di una società sviluppata culturalmente parlando. Quindi Maria Antonietta, io non posso che ringraziarti per aver lanciato questa sfida all'interno della nostra comunità. E poi c'è il mondo dei lavori pubblici. Siamo arrivati, ci stava il progetto, sempre per onestà intellettuale, non fatto da noi, per quanto riguarda i loculi cimiteriali. Il prezzo dell'oculo era fissato a 3.500 euro, noi prendiamo il progetto, giustamente i tecnici erano forse la 20ª volta che riproponevano il nuovo progetto, e cosa abbiamo fatto? Dobbiamo partire immediatamente, gara a maggior ribasso, il ribasso fatto ovviamente è stato preso ed è stato proiettato sul costo dell'oculo per garantire un risparmio, perché un loculo a 3.500 euro era impensabile proporlo alla cittadinanza. Contemporaneamente non ci siamo fermati qui,
abbiamo sbloccato l'iter burocratico per quanto riguarda la vendita dei 18 lotti a disposizione per costruire le cappelle gentilizie. Sono stati venduti, cifra alla mano, 11 lotti su 18, ne restano 7, chi è interessato che venisse in comune. Per quanto riguarda i loculi, sono stati già venduti 150 loculi su 210, visto che poi 23 restano a disposizione del comune. Per quanto riguarda la ricostruzione, siamo rientrati nel finanziamento dei 20.000 euro per quanto riguarda le riparazioni funzionali. Abbiamo già appaltato, perché già abbiamo ricevuto il finanziamento dei 3 PO pubblici, già appaltato, devono partire soltanto i lavori. Tra l'altro siamo stati coinvolti dal presidente Frattura e dal consigliere Ciocca a partecipare, siamo andati a Roma con loro insieme al sindaco di San Giuliano e di Casa Calenda per parlare con Del Rio e per togliere i famosi fondi della ricostruzione sotto il controllo del patto di stabilità. Questo è stato anche un riconoscimento politico e di peso importante all'interno di questa area. Della rete idrica ve ne ho già parlato, vi lancio solo alcuni numeri. Molise Acque ci fattura 700.000 metri cubi, noi fatturiamo alla cittadinanza 300.000 metri cubi, ci sono 400.000 metri cubi di differenza che sono allacci abusivi, ma non so quanti ne saranno, la maggior parte sono perdite. Vi ho spiegato il giochetto della rete vecchia, ma sicuramente ne vedremo ancora delle belle. Dobbiamo recuperare assolutamente quindi 400.000 metri cubi di acqua che viene dispersa. Inoltre ci avevate chiesto di rateizzare il più possibile anche l'acqua, a breve vi arriverà la nuova bollettazione suddivisa in 4 rate, non più in 3, volevamo farlo prima, ma è stata una tragedia. È stata una tragedia perché politicamente noi eravamo pronti, vai lì che devi stampare le 4 rate invece di 3, alt, il programma non consente di fare questo. E sono venuti gli ingegneri informatici, forse da mezzo Molise, da mezza Italia, per cercare di passare da 3 a 4 rate. Finalmente abbiamo risolto, con la speranza che poi il prossimo anno saremo più efficienti. Vi invito veramente, perché poi nella nuova bollettazione ognuno di voi, ogni contribuente vedrà anche un riepilogo degli ultimi 10 anni per quanto riguarda la situazione dell'acqua. Non scherziamoci su questa cosa, l'acqua per noi è importante per il flusso delle nostre casse, se ogni volta dobbiamo andare in anticipazione di cassa e quindi pagare gli interessi, io capisco, oggi il periodo è brutto, però serve un sacrificio, ci tocca fare pure gli esattori e vi chiedo scusa per questo. Illuminazione pubblica, abbiamo tolto finalmente la medica, abbiamo 230 punti luce, spendiamo più di 240.000 euro, Venafro con 3.000 punti luce spende gli stessi soldi. A breve vedrete la pista ciclabile illuminata zig zag, un palo avrà l'illuminazione interna alla pista, quello successivo esternamente. Abbiamo fatto la prova davanti casa mia in modo tale da evitare anche le polemiche, ce l'abbiamo fatta la prova davanti casa del sindaco, stasera che fate la passeggiata potete vedere, sembra che l'illuminazione così va bene, ora provvederemo su tutta la pista ciclabile a fare questo zig zag, perché il paradosso, le due zone dove c'è un maggiore consumo di pubblica illuminazione sono le ultime zone della pubblica amministrazione, la pubblica illuminazione ricostruita ultimamente, pista ciclabile e corso. Sono i punti luce che consumano di più. Mi fermo qui ovviamente nel commento. Abbiamo pavimentato appena ci siamo insediati Corso Umberto, scelta perfetta, ma è più scelta corretta di questa. Vedete la ricostruzione che è partita, i camion, le betoniere riescono a distruggere l'asfalto, immaginate cosa sarebbe successo alla nostra pavimentazione. Non siamo Termoli, per fare quel tipo di lavoro non dovevamo avere la ricostruzione e dovevamo chiudere il corso, ma la ricostruzione ovviamente deve partire, i mezzi devono passare, devono manovrare, non era il momento di fare quel tipo di scelta. Caserma dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco, non si vede ancora la strada del finanziamento per quanto riguarda il provveditorato alle opere pubbliche Campania Molise, addirittura i Vigili del Fuoco un mese fa
ma erano già anni che inviavano questa comunicazione, ci comunicano: egregio sindaco, guardate che i nostri servizi igienici sono in condizioni pessime, se non troviamo una soluzione noi smantelleremo il presidio provvisorio e andremo via. Al che facciamo un preventivo, tecnicamente ci vogliono da computo metrico circa 10.000 euro per risistemare i servizi igienici della struttura provvisoria dei vigili del fuoco, con l'ingegnere, il capo dei vigili, sono stato anche ironico, detto, quindi ora non siete più il corpo dello Stato, siete un corpo dedicato completamente alla comunità di Santa Croce di Magliano, perché noi dobbiamo prendere 10.000 euro dal bilancio, quindi soldi di tutti quanti, e risistemare i servizi igienici del corpo dei vigili del fuoco per garantire la presenza nella nostra comunità, anche perché gli altri comuni già erano lì a mettere a disposizione strutture e quant'altro pur di rubarci questo presidio. Le cunette, non è possibile, non è possibile, risistemiamo le strade e mannaggia la miseria, ma è possibile che bisogna seminare nella cunetta? Oh. Cioè sembra che in quel momento si fanno i 10 quintali di grano improvvisi che ti fanno la differenza. Non è possibile. Su questo ve lo prometto, farò girare i vigili dalla mattina fino alla sera. Promesso. Perché ho fatto un giro nelle strade, non è possibile, perché poi quando piove, se la cunetta è stata rovinata, puntualmente il finanziamento ricevuto per la sistemazione delle strade se ne va, per essere buono nei termini. Convenzione del Finiscula, abbiamo la fortuna che un dipendente del comune di Santa Croce di Magliano, Carlo Rosati, scrive e parla benissimo in inglese. Abbiamo mandato la richiesta per stringere un rapporto di partnership, cercando nell'anno nuovo di stringere questo accordo anche con la scuola. Vediamo cosa ci rispondono. Marketing delle tradizioni locali, del territorio, l'Expo, già ve l'ho detto, ci sta lavorando alla grande l'assessore Licursi, che veramente sta macinando e sta producendo con l'acqua. Il Museo d'Arte Contemporanea, dovevamo dare noi un segnale all'Associazione Penelope, abbiamo dato il martedì e il giovedì la sede del museo per fare le riunioni, e in quell'orario che fanno le riunioni e si ritrovano per discutere di rivoluzione culturale, chi mi ha capito ora penso che ha afferrato bene, può andare lì al museo e può, visto che ce lo terranno aperto, e può ammirare anche le nostre opere, fermo restando che c'è in corso un progetto con Luigi Mastrangelo. La biblioteca comunale è stata riaperta il martedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio, rete wifi. Noi l'abbiamo messa, poi chiederò ad Alfonso un po' i dati delle connessioni, perché ho i dati delle connessioni in via Ferrari a Campobasso, dove appena è partito il wifi si sono iscritti, registrati 800 utenti, mediamente sapete quanti utenti usufruiscono di quella rete wifi? 2 a Campobasso, via Ferrari, che i giovani mi insegnano che la sera, dal giovedì alla domenica, sta pieno di gente perché la zona è di ragazzi, la zona dei pub. Ora sono curioso di sapere, poi Nicola me lo dirà, quanti accessi e quanti effettivamente utilizzano il wifi, così sfatiamo anche questo tabù, il wifi nelle piazze, il wifi in villa, il wifi in campo, al campo sportivo, eccetera eccetera eccetera. Abbiamo valorizzato la scuola di musica, penso il riconoscimento più grande ce l'ha dato Leo Quartieri, che ci ha regalato la scorsa settimana un concerto meraviglioso, Eddie Lang, Tochino, Leo Quartieri, è stato veramente qualcosa di stratosferico, veramente non mi sembrava di stare al centro comunitario, sembrava un teatro musicale. Abbiamo istituito il Consiglio Comunale dei Giovani, qui dobbiamo fare assolutamente, siamo in ritardo, un'attività con i ragazzi. Un messaggio soltanto ai genitori per quanto riguarda le scuole elementari, lo devo dire perché questa cosa non la posso tenere dentro. E qui è stata fatta una battaglia da parte dei docenti, dei presidi, per valorizzare la nostra scuola e per puntare al famoso rientro.
lasciate perdere la parte occupazionale che anche conta, dei docenti e delle signore che lavorano a mensa, ma penso che il danno più grande lo stanno facendo con questa scelta. So che c'è stato un referendum dove hanno abolito il rientro, se non erro, almeno queste le notizie che ho. Guardate che questa è una scelta errata per i ragazzi. È una sconfitta per la comunità ed è una scelta errata per i ragazzi. Volevo condividere questo pensiero, io non ho figli ovviamente, però ci tenevo a evidenziare questa cosa. Sullo scuola Bussan che abbiamo fatto un piccolo miracolo, non ci siamo riusciti con la riduzione del costo della mensa, del buono mensa, ci siamo riusciti con lo scuolabus, abbiamo trovato un piano tariffario uguale per tutti quanti, 25 euro ogni al mese per usufruire dello scuolabus. Noi abbiamo applicato le tariffe, le varie fasce ISEE. Potevamo ascoltare anche il consiglio della minoranza di far pagare una 5 euro simbolica a tutti quanti, noi mentre abbiamo ritenuto, e qui una scelta politica che può essere apprezzata o contestata, non c'è nessun problema, abbiamo ritenuto che chi avesse ISEE basso non doveva assolutamente sborsare nemmeno le 5 euro. Mi aggiungo al termine, vi avevo detto che l'ordinaria amministrazione è quella più difficile, stiamo avendo lì delle forti difficoltà perché è un susseguirsi veramente di problematiche. Abbiamo destinato un ribasso di 30.000 euro di via Cagliari per l'asfalto, avete visto che via Pescara, via Campobasso, via Esernia, via Foggia, via Potenza, via Bari, Caduti di via Fani, via delle Rose, Fontana delle Pere, via Principe di Piemonte con la provincia non vedevano un goccio di asfalto da anni. Noi abbiamo destinato quei 30.000 euro per quelle zone, non ci fermeremo qui perché abbiamo a disposizione quel finanziamento di 500.000 euro, abbiamo riparato la rete fognante di Via del Sole, di Via delle Croci, abbiamo fatto ex novo il muro di contenimento in Via Casale, andate a vedere, abbiamo ricostruito veramente lì un quartiere, questo soltanto con le borse lavoro, fantastico, per non dire poi dell'operazione fatta in villa, tutte le borse lavoro noi le abbiamo prese tutte, abbiamo avuto questa capacità. Guardate l'operazione in villa, ma se noi avessimo avuto la possibilità di prendere 8.000 euro e destinarli ad una ditta esterna di Santa Croce, l'avremmo fatto immediatamente. Oggi però il contesto che cosa ci dice? Caro Comune, tutto quello che puoi fare, visti i tagli che ci stanno, devi cercarlo di fare con le proprie forze. Questo è quello che abbiamo fatto in villa e che dovremmo fare necessariamente aspettando tempi migliori in altre circostanze. Ovviamente l'albero non viene preciso e tutto quanto, però un servizio l'abbiamo dato. Ci è costato 2.000 euro, che tra l'altro è il premio che abbiamo dato al dipendente che ha coordinato tutta l'attività, ma non soltanto della villa, che coordinerà l'attività di tutto il verde del comune di Santa Croce di Magliano con le 7 borse lavoro che ringrazio, veramente che sono formidabili. Tra l'altro la prossima settimana ne partiranno, o tra 2 settimane, non ricordo, altre 2. Il fondo di contrattazione è un fondo che è esclusivo per i dipendenti, quindi non è che tu lo prendi e ci puoi fare altro. Santa Croce dovrebbe avere un fondo di circa 30.000 euro, ora vediamo con il nuovo bilancio di quanto, quindi è destinato ai dipendenti, e se un dipendente ti fa risparmiare 8.000 euro, ma non perché te li fa risparmiare, perché noi li potevamo proprio prendere e cacciare, e allora giustamente viene premiato, che poi sono quelle 100 spalmate in un anno, quei 2.000 euro sono lordi, saranno 100 euro, e anche lì sempre polemica su polemica, ma va bene così. Vi racconto e cito volutamente l'opposizione, mi date atto che non ho parlato assolutamente di loro, ma la cito soltanto in questa circostanza, a parte che gli voglio veramente un bene del cuore, perché poi l'attività politica è una cosa, ma siamo esseri umani e siamo persone. Ma questa barzelletta però ve la devo raccontare, così giungiamo veramente al termine, ed è la barzelletta, facciamo con le mani così, ed è quella barzelletta per quanto riguarda il ponte radio. Ragazzi, è fantastica la cosa. Il 7 di aprile Vodafone presenta la scia per installare un ponte radio sul traliccio di Telecom adiacente al liceo scientifico.
Il comune di Santa Croce di Magliano, con l'amministrazione Marino, dopo quella polemica della famosa via Germania, fece giustamente un regolamento che può essere migliorato, modificato, fa parte del gioco, ogni regolamento può essere perfezionato, però grazie a quel regolamento il geometra Pilla, come è arrivata la richiesta di scia, prende e risponde a Vodafone e dice: cara Vodafone, in base all'articolo 8 ovviamente respingiamo l'installazione del ponte radio. Ok, l'articolo 8 dice che quando Vodafone, o in questo caso qualsiasi società di telecomunicazione, presenta una richiesta del genere, presenta questa scia, tu la devi pubblicare sull'albo petrolio, perché la devi rendere pubblica, dove tutti la possono vedere. Quindi bastava andare sul sito del comune di Santa Croce di Magliano e vedere questa richiesta di scia. Ripeto, il 7 presentata, il 7 aprile bocciata. I consiglieri d'opposizione stampano il 20 di aprile questa richiesta di scia, allarmismo allo stato puro. Ecco, svendono la salute dei cittadini. Il ponte radio Vodafone, ma io ho sentito di tutto di più. Il venerdì vanno in comune, il geometra Pilla stava, che era il 24 aprile, ricordo ancora, perché poi il 25 è stato l'ultimo sabato d'aprile, stava in ferie, non mi ricordo se era messo in permesso di malattie, non lo trovano per chiedere delucidazioni, oggettivamente il merito, senza conoscere regolamento e quant'altro, paf, lanciano la bomba. Vodafone e il suo ponte radio sulla salute e sulla testa dei cittadini di Santa Croce di Magliano, manifesti, discussioni. Vabbè, senza approfondire il tutto, il 27 protocollano anche una richiesta di discussione e chiedono al sindaco di sospendere questa installazione e di prendere provvedimenti. Siamo arrivati al 27 aprile, il 7 Vodafone l'ha presentata, il 7 il geometra Pilla l'ha bocciata e me l'ha comunicato, il 27 aprile si ricordano che il Vodafone aveva presentato questa scia, ma hanno tralasciato che era stata già bocciata da 20 giorni. Ora capisco che c'è stato un disguido, ho raccontato questa cosa qui perché avevo chiesto nell'ultimo consiglio comunale di comunicare pubblicamente questa svista che la minoranza aveva avuto. Se avessero fatto questo, oggi non vi stavo manco a descrivere questa barzelletta, perché è stata veramente una barzelletta, e questa è la dimostrazione che non agiscono in buona fede. Siamo partiti anche con un po' di segnaletica per il corso, con i 500.000 euro ne faremo necessariamente altra. I lavori di sommergenza del depuratore già ve li ho raccontati. Abbiamo recuperato 15.000 euro per il 2011, 2012 e 2013 per il rimborso dell'energia elettrica per i cittadini che stanno ancora nelle casette. La disinfestazione e la derattizzazione purtroppo da quest'anno sono a carico del comune, non più dell'ASL, e già abbiamo fatto due interventi a spese nostre. Mi raccomando, il 6 e il 20 di giugno ci sono due giornate per la microcippatura dei cani, quindi i proprietari di cani sono invitati alla microcippatura, perché il cane bisogna tenerlo, se lo vuoi tenere lo devi tenere bene, altrimenti è meglio non avventurarsi in questa gestione. Quindi la microcippatura costerà all'incirca 14 euro, dopodiché che abbiamo garantito due incontri, chi non ha microcippato, controlli, sarà multato, patti chiari, amici sia lunga. Io chiedo scusa ai miei assessori, vi chiedo scusa perché molte cose sicuramente le ho tralasciate, però mi ci voleva almeno un giorno e penso che... E non era il caso. In tutto ci vuole buon senso. Io vi chiedo una mano al riguardo, veramente dobbiamo essere una comunità unita, dobbiamo andare tutti nella stessa direzione. Noi siamo pro tempore come tutti gli amministratori, ma il contributo più grosso lo dovete dare voi. Ora consentitemi di ringraziare la mia squadra, perché io senza di loro sono veramente nulla. Grazie di cuore per questo primo anno fantastico, grazie alla dottoressa Di Stefano,
grazie ad Anna Petruccelli, grazie a Nicolangelo, grazie a Marilisa, grazie a Pasquale, al mio vice sindaco Maria, grazie a Federico, grazie a Donato Gianfelice. La squadra c'è, siamo uniti, siamo forti, ma Santa Croce deve essere necessariamente un comune più egoista. Grazie, buona domenica, buon 31 maggio. Un desiderio invincibile che lascia una scia, come astronave lanciata a cercare una via, verso una nuova dimensione, un'illuminazione. In questa notte fantastica, in questo inizio del mondo.